30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. Altra lista dell'area moderata a sostegno di De Luca presidente è quella dei Liberal Democratici Campania Popolare. Candidati sono Gennaro Aievoli, Alessia Apuzzo, Attilio Coppola, Giuseppa Enrico, Mario Iannone, Giacomo Rosa, detto Gianni, Lorenzo Santoro, Maria Soriente e Antonella Vaccaro. A sostegno di Valeria Ciarambino, candidata presidente, è la lista del Movimento 5 Stelle. I candidati sono capolista Michele Cammarano, consigliere regionale uscente, Francesco Virtuoso, Enrico Farina, Pasquale Milite, Fabio Paolucci, Alessandra Petrosino, Carmela Bufano, Cosimo Panico e Grazia Di Benedetto.